praticamente l'artigiano qui costruiva questa tubatura di questi tubi della coppa. Ah, va bene, poi qui. Ciao, grazie. Sì. Va bene, grazie. Va bene, ci sentiamo. La fornace qui e questi tubi che costruivano per poi andarli a vendere. L'artigiano li vendeva direttamente qui. Dei tubi modulari, ora vi faccio vedere. Originali. Questi sono tutto quello che vedi, tranne un po' di cemento per tenere attaccato qualcosa, è originale. Ti ripeto, abbiamo le foto dove erano, sai, i tubi si impilano per non farli. Ecco, erano una bella catasta di tubi. Certo, man mano il tempo qualcuno lo porta via, vedi? Ce ne sono altri rotti. Andiamo a girare da questa parte, venite. Perciò siamo che cosa dicevamo? Ecco, questa era la platea A, la strada principale, va bene? Ecco, qui vi erano i mattoni che coprivano queste condutture idriche che si vedono ora. Vedi le condutture? Sì. Come quelle là, erano modulari, uno uguale all'altro. Se si rompevano già avevano i pezzi pronti per andarla a sostituire. Qui c'era il pozzetto per andare a ispezionarla, vedi? Poi vi farò vedere dove c'è un tappo sopra. Una che si incastra nell'altro, maschio e una femmina. Sì. Ecco, per caduta rifornivano tutta quanta l'Agorà con questo sistema. Ecco, l'entrata all'Agorà Nord, vedete? Alla sua Nord, quella là è un'entrata. Ecco, ce n'è un'altra un po' dall'altra parte. Ma diciamo, subito dopo l'entrata i seggiolini, vedi? Qui si notano i seggiolini, uno da questa parte e uno dall'altra parte. Sì. Ecco, qui sono le colonne e i capitelli che c'erano anche a quell'epoca. Per farci capire, qui hanno fatto una ricostruzione cos'era la sua arte. Vedi? Un portico all'aperto, qui c'erano i mattoni, subito dopo si scendeva con i gradini, perché il livello più basso, il livello della gradina era più basso. Sì. Quella gradinata, poi vi farò vedere dopo, raccordava tutte e tre le stoa. Ho capito. Da questa parte, andiamo, c'è un po' da camminare. Però è un periodo storico uguale, no? Perché sì. Ancora prima i cartaginesi combattevano contro i romani, siamo nello stesso periodo, sì. Giusto? Ecco, qui vi faccio vedere un'altra cosa, venite. Qui la strada era particolare, ecco, perché l'acqua quando scorreva, che pioveva, ecco, veniva raccolta ai lati dove i lati erano i pozzetti per raccogliere l'acqua. Tutta quanta sotto c'è una canalizzazione dell'acqua per portare via l'acqua piovana nella parte più bassa. Ho capito. Perciò se pioveva qui non si allagava sicuramente, va bene? Questo è il sistema che vi dicevo, di strade ortogonali perlomeno a scacchiera, due strade principali, due platee, questa qua la più grande, la platea A, e questa è la platea B che passa vicino al teatro, lo vedremo dopo. È una delle strade secondarie che le intersecavano in modo perpendicolare. Ecco, qui in questi rettangoli, in questi isolati, ognuno aveva il proprio lotto di terreno. Al museo c'era proprio, poi forse anche qui sotto mi pare che c'è un tabellone dove ogni lotto di terreno veniva affidato ai cittadini per andarsi a costruire l'abitazione. Ah, capito. Naturalmente più vicini erano l'Agorà, più importanti erano i cittadini, è naturale. No? C'è la periferia. Ci mancherebbe, no? Era questo il sistema che c'erano. L'Agorà superiore con l'Agorà inferiore. Bene, è un sistema moderno. E guardate le strade stesse che ci sono ora. Queste est-ovest sono quelle le strade principali, nord-sud le strade secondarie. Le città americane hanno lo stesso sistema, le strade più grandi, questo ovest, gli avenue, che sono est-ovest. Faccio vedere, perlomeno ci hanno un po' copiato da questa parte. Andiamo a vedere che c'è l'unica di città. Come città, perché vedete, è tutto da scoprire ancora, no? Ecco, sì, un territorio di 12 km quadrati. Poi uscendo vi faccio vedere.